Boh, se li devo scaricare. Prigionieri liberati, ok, fighi. Un teletrasporto vicino. Mi muovo a piedi, va, che ne trovo di più. Tu sei sempre più furbo, cane. Un attimo che apro la chat. Fredda, fredda, fredda. Ah, attack. C'è qua dentro. Ciao White. Dopo quando ci sei per GTA dimmelo che giochiamo. Devo capire che non possiamo più perdere tempo. No, che la gente lo dà in sappiamo che è il nostro.
Guarda come posso. Tutto qua, eh. Stato un pirla perché prima di prendere devo andare a sinistra, c'è la strada, sì, quindi qua devo seguire la strada per forza. Ah no, c'è l'arrampicaggia. Sì. Ah, eccolo qua. Sei un po' un pirla, eh. Sei un po' un pirla. Ma si fa male di nuovo. C'è troppa calma in giro però. Figa. Muori. Me la faccio una pescata. Raccogli la carne con le corna investiti. Che trotone! Cioè, che mira c'ho? Vieni su, questo è piccolino, mi sa. Beh, figa. Dai, l'ultima lanciata. Sarò sbagliato. No, beh, ce n'è.
Sberla. È super buggato ancora sto gioco. Non so come fa la Ubisoft a tenere ancora aperto con tutto lo schifo che fanno questi giochi. Giusto. Ciao Marco. Come stai? Bene, bene, mi fa piacere. Eccolo qua. Dimmi solo quello che voglio sapere. Continua a non Digli bussare. subito quello che vuole sapere. Muoviti, schifoso, parla, schifoso, parla, schifoso, schifoso. Te la do anche a te. Eppure non stai interrompendo niente. Non credevo che saresti tornato. Ma sei pieno di sorprese. Questo maiale si occupava della sicurezza allo chalet. Per fortuna era scarso a fare il suo lavoro ed è finito nella mia piscinetta. A quanto pare il posto viene usato come campo di addestramento per i prescelti. Se li hai visti in azione, sai quanto possono essere spietate. Sai che bersagli usa Jacob per addestrarli? Quanto parli? Persone vive. Così si tolgono il blocco del primo omicidio. Questi figli di puttana non hanno rispetto per le vite fuori dalla setta. E devono essere abbattuti come i cani che sono. Quindi devi andare a quello chalet. Devi uccidere tutti i Devo. prescelti che trovi e piazzare un bel po' di esplosivi. E poi potremmo goderci lo spettacolo di quell'inferno che si trasforma in un cumulo di cenere. Cosa ne dici? Che se c'ho tempo e voglia ci vado. Fare del nostro meglio con ciò che abbiamo. Siamo i più bravi in questo. Se ci siamo, riforniamoci. Io non capisco come ho speso tutti i soldi in puttanate. Dai, figo, 1 chilometro. Cos'è 230 metri? Grazie, grazie Marco. Cos'hai fatto di bello stamattina?
Bravo, bravo, hai fatto bene. Se tu imparassi a guidare gli aerei, quando entri su GTA mi scrivi. Solo che tu sei testardo, ancora non l'hai fatto la scuola di volo. Questo cane è stupido. Che impiantino. Kaboom! Vedo che ti sei occupata di una di quelle esche sonore. Le usano per attirare i lupi in trappola. Cerca di distruggere tutte quelle che vedi. Ok, capo. Distruggere 0 su 4, scusa, questa cos'era? La prova? Bah. Wait, wait. Bravo lui. Prendi armi. Non mi serve. Dove sono i corpi?
sei arrivato al momento giusto. La mia squadra era in balia di quei mostri. Solo per puro caso non hanno preso anche me. È da mesi ormai che tengo d'occhio i giudici. Sono una roba strana. Praticamente Jacob e i suoi hanno pompato quei poveri lupi con una droga di qualche tipo. Non so cosa sia, ma li trasforma in macchine da guerra. E la cosa peggiore è che la setta è in grado di controllarli. Sembra una follia, lo so, ma ho visto quei giudici obbedire ai loro ordini. E come se non bastasse, non credo che limitino gli esperimenti ai lupi. Un Taipal. Mangiartelo, che putrefatto. No. Ok.
Bene, ne è rimasto qualcuno vivo. Usiamo quel recinto, dovrebbe andare. Ok. Dove li vedi, scusa, segnameli. Se tu dici dove sono. Ah, ma sei tu, zia. Perdonami. Bene, ora viene la parte divertente. Attirane uno dentro. Sono altri in libertà. Occupatene tu, per favore. Ah, uccidili anche di... Ok. Porca vacca, l'hai preso! Vengo giù a dare un'occhiata. Non ero sicura che ce l'avresti fatta, ma ci sbagliavo. Ma guardalo, è magnifico! Già. Chi è che non ce la faceva? Ehi, ma che l'ho fatta apposta, non è che... dai, tirati su. Scoprirò il tuo segreto. Non temere. Quindi? Non ti ringrazierò mai abbastanza. Adesso ho tutto quello che mi serve per sintetizzare una formula. Tieni, prendi il campione di prova a cui stavo lavorando. Può tornarti utile per dare la caccia a quelle bestiacce. Allora, L1 ruota le armi, preparato omeopatico. Ok. Ancora visto. Dice, sarò sincero. All'inizio non tutti i White Tail erano entusiasti di averti a bordo, ma si sono ricreduti. Non per qualcosa che ho detto, ma per quello che hai fatto. I fatti contano più delle parole. Ora un sacco di gente si sta unendo ai White Tail. Hai riportato una speranza che mancava da troppo tempo, Vice. Da troppo tempo. Nuove armi disponibili nei negozi. Che pescio? Allora, vediamo cos'altro possiamo fare. Eia. Ehi, ad lontano sei. Figa. Tanto vale, me la faccio a piedi. C'è la distanza uguale. Attack.
Bravo. Bravo lui, sì, ma stai giù, stai giù. Giù, giù, giù. Cos'è sta X? Che ce n'è? Che c'è una X qua? Morte dall'alto. Abbiamo piazzato un altro posto, questo da cui possiamo. Ok. Eri tu che parlavi.
Vediamo, dai. So che mi stai simpatica. Va bene, buon appetito, Marco. Fammi la barba. Ma no, ma no. Bruttissimo. Schifo, 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 schifo. No, la maschera. Ciao Ale, come va? No. C'è tutte ma non c'è quella da lupo. Sì, che è. Bene, bene, che mi racconti? Ehi, quei bastardi cane. stanno cercando di accaparrarsi tutta la selvaggia. Bravo, che Dove sei cavolo giù tu. sono andati? Le parole, zia. Tu sei della setta, quindi Le parole, vedi di parlare bene. Oh, mi stavi simpatico, eh. Adesso si fa i cazzi suoi. Requescati in pace. Si incazzo. Sa che erano diventati amici. Non lo so come funziona, a me non me lo chiede. Non lo so, boh, a me non me l'ha mai chiesto. Il caribù.
Rischia di rovinarci la giornata. Le anime non si mietano. Levatemi questo gattone di dosso. Vado al volo. Oddio, che padre. Joseph. Il significato della forza. I nostri eroi erano gli dei una volta. Ora i nostri eroi sono deboli, malati, sono Phil. Sta arrivando un'altra decina di repliche. So che sono tante, ma abbiamo fatto il jackpot con questi maledetti Whitetail. E non voglio farli marcire alla segheria. Spostiamo gente ogni 2 ore. E adesso abbiamo degli aspiranti Hunger Games da gestire. Quindi fate spazio. Dovrebbero arrivare da un momento all'altro. Quando? Grazie Arrow del follower. Se ti fa piacere, passa anche sul mio canale YouTube. Innanzitutto benvenuto.
Che stanza era, mo? Jacob non userà più il Grandview per sputtanare il cervello alla gente. Vorrei vedere la sua faccia quando scoprirà che ha perso la sua piccola camera delle torture. Sai, avevano tutti torto su di te. Tutti tranne me. Ho sempre saputo che eri uno in gamba. Ci vediamo a Natana, soldato. A dopo. Ok, Marco. Il cervello umano è affascinante. Se ci metti le mani, è incredibile quello che riesci a fargli fare nelle circostanze giuste. Conosci l'espressione condizionamento classico, Vice? È quando uno stimolo, per esempio una canzone, induce un'azione automatica come addestrarsi, uccidere, sacrificare. C'è Gaudio. Che babbo. Devi avere tanta fame. Sì. Sai che bastano 10 giorni per il crollo di una civiltà? Sì. Priva un uomo dei suoi bisogni primari e tornerà agli istinti primordiali nell'arco di 10 giorni. Finché non lo vivi sulla tua pelle non puoi capirlo. Sono stato in Iraq per la prima guerra del Golfo. Ero nei paracadutisti, tutti americani, urrà! Una notte ci fu un'imboscata. Io e questo Miller rimanemmo separati dall'unità. Senza cibo, senza radio. La base più vicina, a 200 km a sud, quindi ci siamo incamminati. Beh, il terzo giorno ci eravamo persi. Il sesto. È finita l'acqua. Sai che effetto fa, vero? Non riesci a deglutire. Il settimo giorno, Miller si sentiva le gambe molli. Sai quando il cervello inizia a mangiarsi i muscoli per sopravvivere? Ecco perché sei così secco. All'ottavo giorno, la fine era vicina. Ho guardato Miller e ho capito che eravamo già morti. Così ne ho preso atto. E nel prenderne atto, ho capito. Vedi, davanti a me non c'era più Miller. C'era un'opportunità, invece. Non era una cosa che volevo. Quindi, il sacrificio di Miller non è servito a farmi uscire dal deserto. È servito a portarmi qui. I deboli hanno uno scopo. Presto lo capirai anche tu. Lo sapevo che mi drogava. Ah, yeah.
bella. Adesso ti apro la porta, la finestra, Kiki. Aia, aia. Come in, come in, come in. Allora, faccio una pausa. Ciao. Ma ascolta, ma i contenuti aggiuntivi di... Ah, ok, dopo lo scarico anch'io. Ma i contenuti di Far Cry bisogna scaricarli o te li dai in automatico? Vabbè, poi dopo guardo quando stacchi. Quindi c'è venerdì 13 e... Io, figa, speravo che usciva Nio, che magari faceva il botto come God of War con la scusa... Lo facevo. Mio ce l'ho io, Lo so, per quello. back. Per quello, almeno facevo tutto. Perché io avevo letto che doveva uscire Diablo 3 e cosa? E venerdì 13. No, Nio e Diablo 3, però ti parlo un po' di tempo fa. Invece no. Quando mi fanno il pagamento qua su Twitch. È bello che da un po' che ci sono arrivato a 100 dollari. Un attimo, raga, che sto facendo una piccola pausa. Sto facendo Far Cry, alla fine è bello come gioco. Adesso volevo rimettermi. Sì, volevo rimettermi dietro GT a farmi le gare, quelle normali. Allora, ieri parlavo con uno su Reddit. Mi ha detto che Fortnite mi fa. Vuoi fare il boom con Fortnite? Non, cioè, mi ha contattato lui, eh. E io faccio: cosa intendi? Cosa vuoi e cosa intendi? Mi fa: io per 20 euro ti passo un pack. Poi mi fa 20 euro, che poi ci sistemiamo. Mi fa: tu lo installi sull'hard disk esterno. Dove hai dentro Fortnite? Questo pack qua ti dà Linebot. Ma ha detto tipo 7-8 tipi di bot per giocare su Fortnite. Mi fa: l'unica cosa è che devi stare attento come lo usi in live. Mi fa chiaramente. Mi fa: però ti spiego io come settarlo. Mi fa: perché c'è il modo per settarlo, perché c'è tipo il visore. Mi fa: su Aimbot qua c'è tipo il visore termico. Mi fa: c'è un bot che ti fa alzare tutte le volte che vuoi in volo. Mi fa: schiacci le due levette e ti fa ritrovare in aria. Capito? E scompari direttamente. Alla fine, vabbè, io ho tenuto un po' il gioco, lo sai che a me non mi piace giocare così. Ho tenuto un po' il gioco e tutto, ma ha spiegato anche altre cose. Mi fa anche il fatto quando ti sparano col pompa. Mi fa: è un bot. Fa tutte le armi grigie, c'è un bot che te le potenzia. Mi fa: perché è impossibile che un colpo di pistola ti toglie 70. Dovrebbe togliere dai 13 ai 25. E mi ha fatto vedere tutte le statistiche mentre ne parlavamo, eh. Quindi volendo c'è il modo.
senza fare nomi, lui mi ha tirato fuori i nomi di due o tre persone, mi fa guarda, ti faccio vedere, mi fa guarda adesso che è live, guarda, mi fa adesso fa così, guarda, e succedeva proprio come diceva lui, quindi tanta gente secondo me usa i bot, però fa che nei tornei è quasi impossibile usarli perché ti danno frode informatica, quindi la gente ha paura a usarli, però fa che nell'ultimo tanti li hanno usati. Io questo non lo conosco, non so chi è, si è presentato lui, e se è il dottore di Fortnite si è presentato. Io vi curerò. Ha detto che già stanno preparando anche i bot per Black Ops 4, già nella beta li stavano testando. Già nella beta li testavano, mi ha detto. Ha detto, mi ha fatto i nomi di quattro tipi di mod menu che sono uscite per GTA, per l'online. Mi fa solo che non c'è la mafia, a suo giro ci sarà la mafia, non sarà come su PlayStation 3. Perché metteranno dei bot solo per alcuni e quelli che li prenderanno gli hackeranno la play direttamente. Perfetto! Figa, diciamo, tira su gente grande. Figa, la sera mi trovo sempre solo. Comunque parlavo con questo e in pratica ha fatto non so cosa e mi ha detto che Twitch mi sta dirottando la linea. A me sembra strano, però mi ha fatto un po' d'esempi e mi fa, siccome magari mi fa, quando Scleravita ha sentito parlare i moderatori, ti Ti tiro fuori da qui. hanno segnalato e ti stanno dirottando la Mettiamocela linea. sulle gambe, Lo ok? fanno con Solo tu. molti. Infatti Solo tu. adesso Vieni. provo a installare un programma. Magari non Infatti ci pensi. Non siete qualcosa di abbastanza diverso già forti. lo vedo. Mi chiamano aggiornato le Merda. VPN per i Prima DOS te lo così. avvicino. Madonna che bombe di programmi, oh. Seguimi. In teoria sono illegali, ma prima me ne sbatto le palle, cioè devo stare attento ai boccia che mi cercano di dossare, affanculo. C'è sto bot qua che sto bot, c'è sta VPN che se tu provi a dossarmi ti ributta indietro il DOS e ti quaglia il modem. Te lo Sai che quaglia, sei ti fa pigliare pronto fuoco al a modem. farlo. Adesso appena trovo un boccia che mi dice ti dosso, subito io dico dai ti sfido, gli mando proprio Provi. l'IP. Vedi. Pianificato tutto. Uno, due, tre.
1, 2, 3, ti ha fregato. Diventa una seconda natura, routine, ti entra. Ma che c'hai, oh zio? E non te ne accorgi nemmeno. Voglio tornare indietro. Sono i boccia che continuano a iscriversi e disiscriversi dal canale. Vieni. Il furgone deve essere lì. Devo salire sul furgone. È quasi ora. Io non lo so, non, cioè non hai più piacere, non ti, cioè non ti descrivere. Semplice. Non fare gente grande, basta. No, no, non ancora. Non ancora. Oh cazzo, cazzo. No. No. Mi dispiace. Vaffanculo, va. Malato di mente. Tiro un po' il set il prossimo giro. Boom. Vince, se mi ricevi, sono Eli. Non so dove sei finito, ma cazzo, abbiamo davvero scatenato un vespaio. Probabilmente starai cercando di salvare il tuo amico Pratt, ma a noi Whitetail servirebbe una mano. Beh, sai dove trovarci. A presto. Ma dovresti dare un'occhiata all'incrocio dove c'era il Chris Trick. Devi vedere quello che stanno mandando in onda. Allora, vediamo se è rimasta qualche caccia al tesoro. No, hai fatto tutto. Allora, giusto di qua. Vedo il bersaglio. Morte dall'alto. Thank you.
No! Minchia, per una volta che l'avevo agganciato. Cosa succeda, non farti intimidire. Entra lì dentro e dagli il salmone. Quel pacioccone verrà a mangiare direttamente dalla mano. Non aver paura. Magnetillo. Dai, dammi l'orso, così lo cambio col cane. Jacob vuole quell'orso per la mietitura! Cattura quell'orso per il padre! Allora dai cane, ti mando a riposo.
Da lontano sembravano vestiti uguali. Benvenuto! Volevo chiederti scusa e farti sapere che non intendevo mancarti di rispetto. Gli amici li chiamo zio, amico e bro, a prescindere dai loro vagitali o dalla loro felicità. Wow! Déjà vu, amico! Ma ci siamo tipo già beccati! Wow, le mie preghiere sono state esaudite. Ho una linea diretta con quel piccolo dio delle scimmie nell'alto dei cieli. Beh, visto che sei un angelo sulla terra al servizio del dio delle scimmie, sai già che devo recuperare il pick-up di mio padre. Cioè, è veramente un dito in culo. Ma se lo recuperiamo, mi lascerà tornare a dormire nel mio letto. E fidati, inizia a fare proprio freddo fuori. Per non parlare delle zecche che mi si infilano sotto lo scroto, che poi mi prendo le malattie e vai a sapere cos'altro. Quindi dai, dammi una mano a recuperare il pick-up di mio padre. Battiamocela prima che il vecchio inizi a sparare. È più incazzoso di una mangusta ultimamente. Questa storia del Senato lo sta stressando di brutto. Non ha la stoffa per quella roba. Sai quanto ha da fare? Così tanto che non hai tempo di cagare. Avanti, dai, sali! Cazzo, era da tutto il giorno che pregavo. Stavo chiedendo al re delle scimmie, a Gesù Bambino e pure a San Valentino di mandarmi un segno. Oh, mi hanno mandato te. Dirò una cosa, recuperare quel pick up non sarà facile. Se l'hai preso quella stupida setta. E a dire la verità è cominciato tutto quando ho provato a unirmi alla setta. Cioè, mi sembrava un'idea buonissima. Dico, hanno le armi, cibo e un sacco di pollastre. E diciamocelo, sono le tre cose che mi piacciono di più. Cioè, mi sembrava che fosse un festone continuo, sai? Quindi ho detto, amigos, dove devo firmare? Mi hanno detto, firma pure qui, amico. E poi hanno iniziato a dirmi tutte quelle regole. Niente fornicazione, che vuol dire che non si scopa. Niente alcol, niente sballo, niente feste. No, no, grazie. Oh. Quindi me la sono battuta, come un cane bagnato. Peccato che mi sia scordato il pick-up del vecchio. Che ora non la finisce più di rompere. E allora recuperiamo il pick-up. Ma non preoccuparti, fidati di me. Ho un piano con 9 semplici passaggi per recuperarlo. Primo, sbronzarsi con un po' di sano succo da party. E l'ho già fatto. Secondo, pregare che arrivi qualcuno a risolvermi il problema. Fatto. Terzo... Oh, cazzo. Non mi ricordo, ma... Possiamo improvvisare. Wow, tu sì che sai ascoltare, Boba Fett. Il mio vecchio non mi ascolta mai, per questo mi sento sempre ignorato. Non andiamo molto d'accordo ultimamente. Da quando si è candidato per il Senato mi dà addosso senza pietà per qualunque cosa. Per l'ubriachezza in pubblico, per come uso le armi da fuoco, cose così. Ma quando ci riprenderemo il pick-up dagli Edeniti? Sarà preso benissimo. Mi vorrà così tanto bene che mia madre dovrà iniziare a volermi ancora più bene per poter competere con lui nella gara del bene. E allora lui vedrà quanto mi vuole bene mamma. E allora cercherà di volermi ancora più bene. E allora i compleanni e i Natali saranno fuori di testa. Ok, dai, il posto è questo. Gente, sceglierei la New Wave degli anni 80. Cazzo, non voglio correre troppo, ma ho già capito che diventeremo migliori amici.
Conte Guildenstern. Mi piace troppo il teatro. Ok, è il momento del quarto passaggio. Il pick-up in realtà è laggiù. Ci saranno altri Edeniti ad aspettarci. Il segreto sono i cavi. Usiamo i cavi per calarci laggiù. Silenziosi come dei cazzo di ninja. Fanno serie, ora ci divertiamo. Ciao Arrog. Ma io non ho capito, ma tu sei Andrea, quello che già mi seguiva su YouTube? Arrow, ci sei ancora? Cacchio, cacchio, abbiamo un problema. Apri un po' la borsa frigo e vedi se c'è rimasta una lattina di culi infranti. E passami anche una birra se c'è. Ah, questi non si sparculano più. No! No! Che babbo! Dai!
alla borsa frigo e vedi se c'è rimasta una lattina di culi infranti. E passami anche una birra se c'è. Qualcosa, però tu hai spaccato. Ti svelo un piccolo segreto. A dirla tutta sto fondando la mia setta personale. Se vuoi puoi essere il primo degli Erchiti. Sarà questo il nome del mio gregge. Sarà una setta con te, mio cugino Sharky e un sacco di gnocche da panico. La nostra missione sarà sfondarci di birre e roccheggiare durissimo, bro. Hai mantenuto la parola. Sai, ci ho pensato mentre non c'eri. Questa storia del Senato è troppo pesante per gestirla tutta da solo. Mi serve un manager per la campagna. E tu hai la mentalità giusta che mi farà vincere il voto popolare. Il primo compito che ho per te è portare Junior dove ti pare. A patto che non mi tocchi sentirlo per l'ennesima volta che prega quella stupida scimmia.
Il secondo è... ci penso un attimo. Vi farò sapere. Ma anche no, sinceramente. Ma come fai a tenere a bada quell'orso? E così, tu e Hurt lavorate insieme, eh? Il ragazzo ha girato il mondo, ma non sembra aver imparato molto, a parte far saltare in aria le cose. Se dovessi iniziare a parlare di piani strampalati riguardanti delle scimmie, ignoralo pure. Thank you.
ho chiamato. Poteva finire male, eh? Mi dispiace. Avrei dovuto controllare meglio come mandarti. È stata colpa mia. Ma hai fatto un buon lavoro. Ora ho i campioni infusi di gaudio che mi servivano. Ho avuto modo di rifinire la formula. Ora è a prova di bomba. Appena finisce di raffinarsi avrai una nuova partita pronta. Meno male. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto qui. Sta mangiando. Lo sceriffo ha detto che eri in gamba, ma non pensavo così tanto. Anzi, dai, raga, spengo, ci sentiamo tra poco, eh. Dai. Ciao a tutti.